Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Ah, ma che è uscito? Perché è uscito questo? Raga, ma nessuno mi ha detto niente, C'è qualcuno che non conosce Dario Mo? cioè, è uscita la lezione che ho fatto all'università, la lezione che ho fatto, che poi dava anche crediti formativi, questa roba, alla facoltà di giurisprudenza con Croari. Moccia, qua non c'entri male, qualcuno c'è. Allora, ti potresti presentare da... Secondo me hanno tagliato. Allora io. No, questo lo dobbiamo vedere perché ci sono degli aneddoti su questa roba allucinanti. Solo Prendi ragazze. follower. Un grande classico. Questo è il blur che ha usato Giuseppe Croari per questa persona. Ok, conosce le leggi, le applica un po' male, vedendo. Vabbè. No, perché io ho pochissime ragazze che mi seguono, ma hanno ragione, Ti sei ovviamente. sposato? No, non penso che sia perché sia sposato, anche perché sono orrendo. No, ma più che altro perché, boh, perché faccio schifo, probabilmente, non lo so. No, allora. Giuseppe che era super cringiato perché sparava una mina dopo l'altra e lui non sapeva gestirmi. Guarda come guarda la telecamera, sembra una puntata di The Office. Io parlo su Twitch, questo è quello che faccio principalmente. Faccio. Alicia, però te sei un ognomo del popolo degli ignomi! Oggi mi guardo il Darione. Che divertimento, chissà se parla del mio manga preferito. Sono Alicia. Ciao! Oh, guarda, c'è Agnese! Ciao Agnese! Ciao Alicia! Bellino quel completino. Purtroppo non riesco a vederlo sotto il tavolo. Va bene, comunque, insomma. Ho un palinsesto. Ora fammi Lori, subito! Ho un pessimo modo di vivere l'amicizia. Ecco qua. Tipo modello radiofonico, quindi ogni giorno faccio qualcosa di diverso. Vado fra il serio e il faceto praticamente sempre, però nel corso degli anni ho avuto tante soddisfazioni, tanti ospiti interessanti. Si va appunto, ultimamente c'è stato anche Fabri Fibra, dove c'è stata una conversazione veramente Ops. figa, però poi ci Aspettate che ho fatto la popò senza dirvelo, ragazzi. Ecco fatto, vai, ci sono. sono anche contenuti di intrattenimento di sottofondo proprio totale. E secondo me non è una dura vita, premetto già questo, io quelli che piangono e che dicono ce la faccio più, sì, dipende. Sì, vai The Office veramente, Giuseppe. Ogni tanto guarda in camera. Come vivi questo mondo, se lo vivi perché ti porta Modern Family, mannaggia. soldi, però non ti diverte, chiaramente a un certo punto poi svalvolerai, come tutti i lavori, perché per quanto tu possa guadagnare tanto da un mestiere, se non ti diverti a fare quel mestiere. Ma poi guarda, guarda, non so se vedete, si vedono le caviglie pelose perché c'avevo i calzini bassi con la tuta che non mi arrivava in fondo. Ricevere sempre commenti di hate, io riceverò, penso, 10-20 minacce di morte e tumori al giorno, quindi c'è chi va tranquillo, è ok, c'è chi però non è abituato e queste robe le subisce Io spero parecchio. abbiano lasciato la gag del rettore. C'è gente anche che ci si ammala per queste robe. Io parlo, esprimo opinioni forti, soprattutto quando parlo di fumetti, perché io parlo spesso di fumetti e cartoni animati. Spesso se esprimo. No, hanno tagliato la cazzata! Giuseppe! Non si censura! Hai tagliato palesemente qualcosa! Che cosa avevo detto, Giuseppe? Tira fuori la versione grezza! I massaggi erano massaggi normali o meno. Salutiamo il rettore, intanto. Un'opinione forte su un manga o un anime di successo, puoi ricevere anche delle simpatiche minacce di morte. E poi il pubblico è feroce, soprattutto se lo abitui bene. Quindi il mio non è un pubblico bue, anzi, se faccio una cazzata me lo fanno notare istantaneamente. Non mi piace essere definito influencer perché penso che questa parola inventata per giustificare i consigli di c***o sia sbagliata. Spesso quando consiglio qualcosa e non mi piace lo prendo per il c***o. E sai bene, no? Che molti brand collaborano con me solo se mi lasciano carta bianca, cosa che non si fa. Sono stato bippato malamente. E secondo me internet doveva essere questo tipo di rottura, invece non c'è stata la rottura, cioè la differenza tra una persona che pubblicizza un prodotto su internet e il baffo da crema si doveva sentire. Ma Giuseppe, allora, cioè, mi tagli, mi bippi. E quando parlo il baffo da crema, metti la reference nel video per far capire alla gente chi è il baffo da crema? Mi sembra strano.
E invece, ora magari voi siete giovani, però Baffo da Crema è quello che ansimava durante le televendite e sbatteva i pugni su Mastrota, vuole vendere le pentole, insomma ovunque ci siamo capiti. E in realtà siamo arrivati di nuovo a quello. Quindi io faccio questa operazione ma a presa di giro. E funziona molto perché le persone stanno lontane da quel prodotto prendendo la presa di giro, ma se sono incuriosite si incuriosiscono davvero perché prendono in simpatia quel prodotto. Questo è un metodo che ormai utilizzo molto spesso, che non ho assolutamente inventato io, ma che c'è da 100.000 anni, però il marketing così ironico sul prodotto, che va anche a prendere per il culo il prodotto, e vi assicuro che convincere Katawiki di quella roba che ho fatto per Katawiki in questi giorni non è stato per niente facile. Ma Katawiki, vedendo i numeri, si è convinta del contrario. Calcolate che il reel, quello dell'intelligenza artificiale, dove ho imitato la mia intelligenza artificiale, ha fatto 500.000 di visite. Ed è una TV, ragazzi. Sono numeri da capogiro. Ora non so se l'avete visto, lo vado a recuperare. Però, secondo me, tra l'altro le riprese sono del MASE, come ai vecchi tempi con l'aggiornamento della camera. Colleziono di tutto da quando ho memoria. Negli anni ho esplorato molti modi per facilitare questa mia passione e finalmente ho trovato il mio grande alleato. Sto parlando di Katawiki, la piattaforma di asta online in più rapida crescita in Europa, con numerose aste settimanali ogni giorno. Katawiki è il sito numero uno per acquistare e vendere oggetti speciali online. Un alleato speciale che non solo è stato cruciale nel trovare pezzi mancanti, ma... Quello dato non indicavo niente, c'era un punto che poteva indicare tutto, ma più che altro... Mi ha anche ispirato a iniziare nuove collezioni. Provate per credere. Ora è il vostro turno, ditemi quale pezzo manca dalla vostra collezione e che vorreste avere un giorno. Ovviamente questa era una citazione alle forze dell'ordine che indicano cose. Questa invece è l'ultima storia di Katawiki. Ecco qua. Giorni che vi parlo dei miei amici di Katawiki e oggi sono qui solo per ricordarvi che siamo proprio nel bel mezzo della fiera dei collezionisti. Potete ancora cogliere ottime occasioni sul sito di Katawiki per ancora qualche giorno, quindi dateci un'occhiata e iniziate a collezionare. Vi lascio il link qui, approfittatene al massimo, ok? Ok? Questo bene o male so io. Sì, presentazione orribile. Ma benissimo. Marcia. Cioè... Tra l'altro c'era comunque diverse alcune persone che non ti conoscevano, quindi insomma posso dire che una volta ti ho portato qualche follower, magari, chi lo sa. Allora, due parole su... Che cazzo faccio? Cioè, veramente, ma vedermi da fuori è veramente inquietante, comunque, se posso dirvi, Twitch. Twitch è una piattaforma di streaming, ecco, vuoi un po' spiegare cos'è Twitch? Allora, Twitch è una piattaforma attualmente in rosso. Che imbecille, ma io non rido per le cazzate che dico, rido per quello che può pensare Giuseppe. Cosa avrà pensato? Io non lo so, guarda. È vero, Twitch a parte che è in rosso, ma... Però senti come ridevano le ragazze, io sono contento, io bramo questo, quando sento le risate, anche quando l'ho sentito a Tintoria, ragazzi, ma è una droga pesa, È una droga allucinante. Peccato che non so fare queste cose da palco, perché porco Giuda, se è bello. È una piattaforma streaming di Amazon, quindi si trasmette in diretta. È veramente come la radio o come la televisione quando non viene registrata. Semplicemente c'è un approccio. Qual è il trucco di Twitch? Il trucco più vecchio del mondo, che semplicemente ti senti un po' più a casa, perché se accendi la televisione c'è il presentatore con una struttura, gli autori, lo studio, le luci, i truccatori, e quindi è tutto molto più finto, c'è una sorta di muro tra lo spettatore e poi... Non darti limiti, Dario, ma a nome... Allora, il discorso è questo, io posso dire tranquillamente questa roba, quando torno dal Giappone e faccio gli aneddoti, quella roba lì è molto simile a un monologo comico, no, da stand-up, però c'è una netta differenza tra una stand-up... È una live di Twitch, secondo me. Io non potrei mai fare quella cosa. Non sarei proprio in grado. Mi trovo bene nel mio spazio ed è giusto rimanerci. Perché secondo me una persona deve anche conoscere i propri limiti e capire cosa può fare e cosa non può fare. Non si può fare tutto, ragazzi. Bisogna fare quello in cui siamo bravi. Il prodotto che andiamo a vedere. Twitch invece, che sei in cameretta, che sei, si vede il letto con le coperte sfatte... insomma, sei un po' a casa, ti senti vicino a quello streamer, poi magari è milionario, no? Però
Quindi una loro non si sentono assolutamente al tuo pari. Molti non lo fanno, per esempio, non si sentono assolutamente. E questo è il problema degli streamer che fanno, secondo me, che a un certo punto fanno i soldi, si distaccano totalmente dal pubblico. Invece è bello, quello è il segreto che manca a tanti content creator, cioè il fatto che l'amatorialità non è uno svantaggio, è un vantaggio. Cioè, di vedere uno studio televisivo in casa non interessa niente a nessuno, bisogna mantenere quella sorta di calore e bisogna rimanere coi piedi ancorati a terra. Può suonare il corriere, può entrare tua madre che dice che cosa sta succedendo qua, la butti dentro la live. Ti senti veramente vicino, infatti molte persone mi usano anche come sottofondo mentre studiano, io non so come fate, è questo il trucco. Il problema è che una Certo, piattaforma che fa Laura. a volte dei passi un po' maldestri e che rischia sempre un po', ed è un peccato perché è bello avere questo senso di appartenenza e il Covid ce l'ha insegnato ed è scoppiato Twitch proprio per quello, perché insomma si stava tutti chiusi in casa e ci sentiva uniti ancora di più. Faccio una piccola anticipazione. È bella questa spontaneità, ma questa spontaneità presto è già adesso. Attenzione Giuseppe che mette il carico da 90. Adesso in realtà. Quanta gente era lì a guardarti? Ma oddio, c'era l'aula completamente piena, era l'aula magna, poi c'era un'altra aula che aveva lo schermo in collegamento, anche quella era piena, e l'aula magna era piena anche di gente che stava in piedi o per terra. Si dovrà scontrare con tutte le problematiche Quindi collegate non lo so, il numero non lo so, ragazzi, ho detto quello che ho visto, però non saprei sinceramente. al mondo del placement, perché adesso nella riforma, ma già adesso in queste linee guida, si parla di pubblicità occulta. Allora, qual è il problema? Il problema è se io sto streamando e dietro magari ho una bevanda. Però qua nasce, vabbè, ascoltiamo che è interessante. Magari quella bevanda non è frutto di, per esempio, è venuto la volta Shamsi, avevo una maglietta con una marca e tecnicamente quella marca, tra l'altro, è anche mia cliente. Ho detto, guarda, sembra quasi che io ti abbia fatto mettere quella maglietta per ragioni di placement. In realtà è proprio una casualità più totale. Allora il problema è quando questo comportamento amatoriale diventa pubblicità occulta, pubblicità subliminale, cioè dove inizia un placement e dove finisce un appassionato che parla di un fumetto, di un prodotto Panini senza essere sponsorizzato. Questo è un bel casino, questo è veramente un bel casino perché io per esempio dietro ho sempre Topolino, roba protetta da copyright, però non è che gli sto facendo pubblicità. E perché poi questa amatorialità, questi trucchi, tra virgolette, della piattaforma vengono sfruttati, come dici te, a loro vantaggio, però a discapito del pubblico che magari non lo sa. Imitazione di Shamsi in Maratona alla Sognanotte. Guarda, ho ribeccato Shamsi al GameX a Carrara, abbiamo fatto aperitivo insieme, però prima girava per la fiera e cercava delle carte. Veramente difficile da trovare in una fiera così piccolina. Arrivava anche e faceva: "Senti, ma ce l'hai Charizard Crystal PSA 910?" Ho detto: "Shamsi, ma chiedigli delle carte più semplici, stai chiedendo delle robe abbastanza improbabili." Allora lo pigliavo per il culo e nel mezzo della fiera faceva: "Andavo dai banchetti, senti, ce l'hai un Illustrator PSA 10, possibilmente che serviva a un mio amico." E lui: "Dai, smettila. Poi mi dai le Shining, prima edizione me le dai 10, me ne dai 6 o 7, così 6 o 7 copie le devo portare a casa." Cioè, cazzo, manco. Sembrava di essere Conad, ma con carte impossibili. Infatti, sia nelle storie Instagram che nei titoli delle live di Twitch o nei titoli dei video su YouTube, bisogna sempre inserire gifted by, ADV, eccetera. Se non lo vedete e vi accorgete che c'è un placement in atto, qualcuno vi sta prendendo in giro. Mi sono ricontrollato perché sapevo dei beep. Quindi sì, è molto importante. I prodotti, come spesso adesso, se fosse una fiction, ci sarebbe la scritta: attenzione, il seguente programma ha dei prodotti commerciali visibili, eccetera, eccetera, eccetera. Perché sapete che i film devono essere neutri, no? Si sta attenti quando si versa l'acqua, nascondere. Ecco, questo purtroppo non c'è quell'attenzione nello stream. Lo sighettizza un po', no? Ma internet è un fuoco di paglia, è sempre stato un fuoco di paglia. Il problema è che poi a un certo punto il problema esonda e ti arriva in casa ed è poi troppo tardi. Si è visto cosa sta succedendo negli ultimi mesi? Comunque a fine mese ci sbustiamo VT16 di Digimon, raga, hanno fatto vedere delle robe, a proposito di arte, hanno fatto vedere una delle secret, quella di Watanabe, la bellissima. Oggi hanno fatto vedere la lavorazione, non ha senso, vediamo se ve la ripesco perché l'ho vista oggi, poi è impressionante. Tiè, ti ciocca un po'? Ah, che bellezza, sì.
Bellissimo. Questa sarà uno dei nostri obiettivi, raga. Guarda, guarda, spettacolares. Bigucomon, guarda che... Beh, questo è anche un artwork meraviglioso. Questa ne scoppio quattro box, si cercano insieme questi, eh. Sì. Topperia vera, raga. Qui topperia... Madonna, guarda là, guarda là che lavori. Gli stanno lasciando anche un po' più di aria, secondo me, per... sì, sono più comprensibili gli artwork, nonostante la complessità dei Digimon. Allora, io passerei rapidamente a un altro tema. Come vedi, tu parlavi di palinsesto e quindi per chi non ti conosce, sicuramente questa è una parte del tuo palinsesto, scusate, e sono un po' il format che fai durante la settimana, insomma, Radio Tomodachi, Pub dell'Amico, interviste, la cultura nerd. Faccio vedere uno spesso. Ah, come la chiusura di Dragon Ball Heroes? Topperia non c'è da più da spendere soldi? Chiude Dragon Ball Heroes, raga? Il cinema deve essere di tutti, che è una cosa diversa. No, hanno cambiato, che vuol dire? Dario, mi sa che ti sei dimenticato che quest'anno è finito il copyright su Topolino, te lo ricordi? Classico fallito, hai detto una bella cazzata. È crollato il copyright su Topolino di Steamboat Willie. Non su Topolino in generale. Studiare. Vuol dire che... Se Mima o Mipa decidono di andare al cinema, devono uscire con un'emozione, con un'esperienza, con un... Ma perché ha voluto far vedere questa cosa, Giuseppe? Boh, come fate a trovare uno spezzone senza nessuna parolaccia? Ho Incredibile. cercato, ho Con la lente cercato. di ingrandimento. No, vabbè, qui si parlava del ragazzo e l'airone, il Ghibli o Ghibli, che dir si voglia, uno studio che seguo da sempre. E per me, insomma, io sono diventato ambassador del ragazzo e l'airone quest'anno. Lucky Red, che è il distributore italiano, mi ha chiamato. Insomma, ne ho parlato molto, è stato molto bello. Ha vinto anche l'Oscar per quello che vale, ovviamente. Ah, ok, quindi finisce Dragon Ball Heroes quest'anno e non supportano più. Beh, io Tonino posso dire sono contento perché starci dietro è veramente un casino. Almeno ho la mia collezione, la chiudo e penso a una collezione in meno. Ora al posto di Heroes c'è Dragon Ball Super Divers. Oh, cos'è? Oh, cos'è? Piano, fammi vedere. Qui si intravedono delle cartozze. Ma mi sembra facciano ca. Eh beh, giustamente miglioreranno la grafica. Ah, Divers. Ma fammi delle So what you just carte! saw is the next game after Super Dragon Ball. No. La carte niente, si intravede qualcosina, ma pochissima roba. Vedremo, raga. Cioè, non è che... Aspettiamo.